C'è anche la figlia. La prima volta l'avevamo vista così, si chiamava ancora Silvia, figlia di Giulio, un albergatore di Cosio Valtellino che aveva aperto il suo albergo ai migranti. In più, qui cosa ha trovato? Lo diciamo. L'amore. Ho appunto conosciuto un ragazzo pakistano che adesso è il mio compagno di vita e diciamolo al papà, futuro marito. Come si chiama? Lo diciamo. Integrazione qui, a tutti i livelli, diciamo. Buonasera, Iman Fatima. Ecco, poi l'abbiamo rivista sempre nello studio di Dalla Vostra Parte, sposata con il suo Khalil, convertita all'Islam. Adesso si chiama Iman Fatima e aspetta una bambina che si chiamerà Raina. Cosa mi dice di quello che sta accadendo? In questo caso i miei ragazzi sono assolutamente impauriti di quello che sta succedendo, anche perché sinceramente si estraneano completamente alla vicenda, nel senso che alla fin fine, come dicevano in moschea, fa paura sicuramente questo Islam, ma non si riconoscono assolutamente in questo che è successo, anzi. Questo non è islamismo, ma è tutt'altro. Fatima prende le distanze e si mostra anche con il velo. Con quelle persone con cui ho parlato fino ad oggi, in questo caso della religione, del Corano e quant'altro, mai e poi mai c'è stata una parola fuori posto, ovvero... Ma poi, davanti alla telecamera, Fatima si mostra molto dura con chi non è convertito, soprattutto con le donne che vestono all'occidentale. Io adesso porto il velo, però in questo caso non sono obbligata e non mi ha assolutamente obbligato il mio marito, però ripeto, sono assolutamente donna come lo ero prima, anzi sinceramente mi sento molto più donna adesso di come ero, diciamo così, prima. La donna italiana è bruttissimo dirlo, sto dicendo una cosa che sinceramente tante me ne diranno dietro. La donna ultimamente, non dico si vuol far violentare, mi esce in giro con la minigonna, mi esce in giro con i tacchi a spillo, mi esce in giro per far vedere cosa? Per essere sensuale, sinceramente è quasi un invito